Eccoci, oggi qui con me c'è questo pacco gigantesco pieno di supporti portabebè perché sto partecipando al tester tour del brand Moniloo, che è un marchio che non conoscevo e perciò ho deciso di aderire a questa proposta. Il perché di questo video? Ho pensato che questa possibilità potesse interessare anche ad altri professionisti e che magari potessi dare qualche dritta in più per partecipare appunto a questi tester tour. Ecco, tester tour significa che questi supporti non rimangono a me, non sono supporti che sto acquistando, ma che testerò per un tempo limitato, che viene definito a priori, e che poi passeranno a un'altra consulente. Lo scopo è quello di far conoscere prodotti che altrimenti dovremmo comprare e farli conoscere non soltanto a noi consulenti, ma anche ai genitori, se nel periodo in cui questi supporti rimangono noi, abbiamo modo di fare delle consulenze o degli eventi con le famiglie e anche quello di andare a fare delle piccole recensioni per permettere eventualmente ai brand di apportare delle migliorie. In questa scatola ci sono i supporti portabebè che mi sono stati inviati. C'è un foglio con un promemoria delle regole. In questo caso il tour dura 7 giorni e insomma sono scritte quelle che sono le regole che il brand ha previsto per noi. Dipende, a volte vengono chieste delle recensioni con foto, altre volte viene chiesta una condivisione all'interno dei social, altre volte non viene chiesto niente di specifico, ma magari viene dato un feedback in privato. In genere viene specificato anche l'uso che possiamo fare in questo tour, quindi se possiamo condividere con i genitori o meno, se i supporti vanno lavati, insomma in che modo. Di solito è tutto specificato appunto all'interno delle regole. Ecco, poi in genere viene anche scritto che cosa è presente nel pacco in modo che da una consulente all'altra si possa controllare che nulla vada perso. Può capitare a volte di trovare un piccolo quaderno con la richiesta appunto di un feedback ed è un'usanza come anche quando si acquistano le fasce usate tra una mamma e l'altra, lasciare a volte un piccolo pensiero che arriverà in questo caso poi al brand, ma ecco, anche questo non è obbligatorio. Come si partecipa? A volte sono le scuole stesse a proporre, a promuovere questi tour. Quindi se sei affiliato, se fai parte di una scuola, puoi informarti presso di loro. Se invece sei una consulente indipendente come me, quindi non fai parte di nessuna scuola, puoi avere accesso a questi tour iscrivendoti presso i brand che hanno attivi questi tour, quindi ti consiglio eventualmente di andare a informarti. Spesso ci sono delle liste proprio dedicate nelle quali ti puoi inserire, ma se tu stessa possiedi ad esempio dei supporti particolari, puoi farti promotrice di un tour e organizzarlo secondo le regole che preferisci. Ad esempio, io qualche mese fa ho organizzato un tour di un supporto portabebè pensato per portare i gemelli con le consulenti che hanno partecipato alla mia formazione Tandem Gemelli. La spedizione di solito è a carico di chi va poi a spedire alla persona successiva, ma a volte si può anche decidere di renderla a carico di chi riceve. Insomma, questi poi sono dettagli che si concordano di volta in volta. Ecco, ora mi farebbe piacere sapere se ti è stato utile partecipare a qualche tester tour, se hai già preso parte a un'iniziativa di questo genere e magari sapere anche di quali brand o quali supporti hai avuto modo di sperimentare, oppure se non hai mai partecipato, dimmi un po' nei commenti quale marsupio, quale fascia, quale brand vorresti conoscere meglio che magari ti posso aiutare. Se ancora non fai parte dei miei follower del canale, ti invito ad iscriverti e se clicchi anche sulla campanella ti arriveranno poi gli aggiornamenti ogni volta che posto un nuovo video. Ti aspetto quindi nei commenti e ci vediamo qui nel prossimo video a tema baby wearing. Ciao!